prima della pillola del castello di Poppi presentata da Elisa Masini, una delle guide del castello, ci fermiamo davanti al castello e al busto di Dante Alighieri, che ci ricorda il grande legame di Poppi con il sommo poeta. Ci ricorda anche che il 2021 è l'anno in cui ricorre il 700° anniversario della sua morte. Ma ricordiamo che Poppi ha festeggiato alla grande anche il 600° anniversario, quello del 1921, e documenti pervenuti sino ad oggi dalla famiglia Cavalieri ci riportano indietro a quel 25 settembre, dove ci fu un grande ricevimento solenne al castello con corteggio storico che riportava indietro al periodo tra il 1311 e 1313, quando il personaggio ospite fu Dante Alighieri. Per far questo, nel 1921, a Poppi furono affittati costumi e armature della società scenografica Vis, con un parrucchiere addirittura, Augusto Rogai, che arrivò da Firenze. I conti Guidi si presero molto a cuore le sorti di Dante esiliato da Firenze e lo ospitarono in vari loro castelli del Casentino, Romena, Porciano, Poppi. Questo castello in cui oggi entriamo grazie alle pillole del castello di Poppi presentata da Elisa Masini e ci presenta un grande personaggio poppese, Tommaso Crudelli, al quale è dedicata una sala del castello. All'interno del castello, al piano seminterrato, vi è un piccolo museo dedicato ad un grande personaggio poppese, Tommaso Crudelli. Nato nel 1702 da una famiglia facoltosa, si laureò in giurisprudenza all'Università di Pisa, ma preferì la letteratura e l'insegnamento alla professione forense, che di fatto non esercitò mai. Dopo aver vissuto e lavorato come precettore a Venezia, Crudelli torna in Toscana e si stabilisce a Firenze, dove inizia ad insegnare italiano agli stranieri, soprattutto inglesi. Grazie alle amicizie che stringe, si avvicina alla massoneria, nata in Inghilterra ed arrivata a Firenze nel 1731. In Toscana, già con l'ultimo esponente dei Medici, il Granduca Gian Gastone, si è avviato un processo di rinnovamento culturale in cui si sente l'esigenza di prendere le distanze dalla Chiesa e dal controllo, sempre più oppressivo, che questa esercita. Firenze diventa quindi un punto di riferimento per gli intellettuali e per questo gli inglesi decidono di fondare lì la loro nuova loggia, alla quale prenderà parte anche il nuovo Granduca, Francesco Stefano di Lorena. Gli ambienti conservatori e clericali della città, però, non vedono più buon occhio le donanze segrete della loggia. E lo stesso vale per Papa Clemente XII, che nel 1738 scomunica la massoneria. È l'occasione perfetta per il clero fiorentino per colpire i membri della loggia, tra cui lo stesso Tommaso Crudelli, che ne era diventato segretario. Con false pretesti e testimonianze storte, nei modi ormai noti all'Inquisizione, nel 1739 Tommaso Crudelli viene accusato di blasfemia e arrestato. Eppure, nonostante gli venga offerta la fuga proprio dal Granduca, decide di difendersi da solo e dimostrare la propria innocenza. Il carcere colpisce duramente la salute del Crudelli, al quale nel 1740 vengono dati gli arresti domiciliari. Tornato a Poppi, senza essere riuscito a dimostrare l'ingiustizia subita, il Crudelli dettò agli amici vita e composizioni, per poi morire nel 1745. Durante la sua vita, Crudelli si dedicò non soltanto alla traduzione, ma anche alla composizione di poesie, favole e piccole opere teatrali. Tutta la sua produzione, però, subì la stessa ingiustizia dell'autore, censurata, diffamata e dimenticata. Solo molti anni dopo le sue opere sono state riscoperte e rivalutate. Ma il fatto più importante è che l'eredità umana del Crudelli fu raccolta dal successore di Francesco Stefano, Pietro Leopoldo di Lorena. Egli, dopo aver letto i suoi resoconti nel 1782, abolì il Tribunale dell'Inquisizione, per poi essere il primo, il 30 novembre di 4 anni dopo, ad abolire nei suoi territori la pena di morte.
Crudelli ha segnato un punto di non ritorno per l'evoluzione del libero pensiero, da lui difeso con forza, senza scendere a compromessi con il potere ecclesiastico. È stato l'ultima vittima dell'Inquisizione in Toscana e il primo martire della massoneria. Per questo, se ogni anno la Toscana si autocelebra in una festa nella giornata del 30 novembre, il merito è anche di Tommaso Crudelli. Per avere qualsiasi tipo di informazione, compreso l'ingresso alle visite guidate al castello, ricordate la pagina Facebook Castello di Poppi e contattate il castello tramite Messenger o le mail info@castellopoppi.it.